Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Domanda che si intreccia nuovamente con l'azione di governo, con la situazione politica. Perché il Movimento 5 Stelle, abbiamo parlato diffusamente, anche voi insomma volete far sentire maggiormente il peso, diciamo, delle vostre idee, delle vostre proposte. Allora le chiedo intanto, da questo punto di vista, come sta rispondendo il governo e se resta valida, diciamo, resta valido il raduno di Pontida a settembre per tirare le somme dell'azione di governo, visto dal punto di vista della Lega. Ah, guardi, intanto sono affascinato dal mistero della lontra fantasma che è stato portato all'attenzione di questo pubblico, e vorrei dire che io non ho necessariamente detto che Putin sia brutto e cattivo, ma viene rappresentato così, ci sono degli ottimi motivi, anche lui, diciamo, ha dato ampio pretesto a che lo si faccia, ma il problema da cui noi dobbiamo sottrarci è il racconto favolistico, cioè quello che la Lega cerca di portare è concretezza. Faccio alcuni esempi banali, cioè partiamo proprio da ciò di cui stavamo parlando e poi arrivo alla sua risposta. L'idrogeno non è una fonte di energia, è un vettore di energia. Questo significa che l'idrogeno non viene estratto, l'idrogeno viene prodotto, e per produrlo ci vuole l'elettricità. E quell'elettricità da dove la prendiamo? Ancora una volta dal sole, dal vento e dal mandolino? Non credo, bisognerà almeno nell'immediato porsi un problema di un idrogeno che non sia completamente verde. Il metano, CH4, non è solo una fonte di energia, è anche una materia prima. Il CH4, per esempio, serve a fare al CH4N2O, cioè l'urea, cioè i fertilizzanti. Quindi il problema dell'approvvigionamento del gas non genera inflazione solo perché c'è la fantomatica speculazione, su cui poi mi permetterete una piccola parentesi, perché in quanto economista un paio di cose le devo dire, perché non è che noi possiamo volere l'economia di mercato fortemente competitiva, possiamo volere l'hub del gas, la borsa del gas in Olanda, e poi quando quello che abbiamo voluto si mette all'opera, stracciarci le vesti. Torno al gas. Il gas genererà inflazione perché genererà problemi a tante filiere, inclusa tutta la filiera dell'agroalimentare, e non perché non si potranno tenere al caldo i pulcini, ma perché non si potranno concimare i campi, e qui e via dicendo. Noi siamo abbastanza preoccupati, oggettivamente, qui mi avvicino alla sua domanda, su alcuni aspetti. Per esempio, noi non stiamo parlando di una cosa che ha detto ieri Open Polis. Open Polis ha detto che non è assolutamente chiaro se 5 milestones, come si chiamano, cioè traguardi non banali del PNRR, siano stati raggiunti o meno. E glieli elenco: dalla strategia nazionale per l'energia circolare, al programma per la gestione dei rifiuti, a semplificazione e mobilità, finanziamenti al settore produttivo. C'è tutto su Open Polis. Allora, questo governo nasce per fare queste cose. Il ragionamento che stiamo facendo, Pontida o non Pontida, se si tirerà una linea o non si tirerà una linea, questo è abbastanza, diciamo, immaterial, come dicono gli inglesi, cioè non ci interessa tanto in questa fase. In questa fase ci interessa che le cose vengano fatte. Beh, allora, il ragionamento che stiamo facendo è: ma vogliamo un attimo concentrarci su i problemi reali, fra cui l'implementazione del PNRR? Guardi che io sono sempre stato molto chiaro, e questa linea è, diciamo, ampiamente condivisa al nostro interno. Il PNRR non era lo strumento giusto né per affrontare l'emergenza, e infatti è arrivato all'emergenza pandemica tutto sommato languente, nonostante mi sembra che sulla gestione ci sarebbe molto da dire, e forse non lo è neanche per costruire il futuro, perché, come finalmente si sono accorti economisti come Boeri e Perotti, la logica dell'urgenza sottostante al PNRR confligge con una razionale pianificazione del futuro. E io aggiungo che la logica della pioggerellina, 100.000 euro a un borgo di là per rifare il tetto della chiesa, 50.000 a un altro di là per riverniciare la facciata del teatro, confligge con una vera svolta e un vero impulso alla produttività del paese. Mi permette un'altra osservazione su cui io personalmente, e all'interno del mio partito, c'è una riflessione sull'opera di questo governo? Il super bonus. Ma scusate tanto, noi abbiamo parlato finora della necessità di risparmiare energia. C'è una misura che è proprio volta alla ristrutturazione degli edifici per aumentarne l'efficienza energetica, e viene sabotata in tutti i modi sulla base di frodi che non ci devono essere, ma che a precisa domanda su quali fossero quelle originate dal superbonus ci è stato detto il 3%. Nel frattempo l'ANCE ci spiega che il costo che il governo valuta di 38,6 miliardi di questa misura, oltre a essere coperto in parte da fondi del PNRR, è ampiamente
compensato dal gettito che l'indotto crea, l'indotto dell'edilizia. Quindi, per esempio, qui ci sarebbe un discorso di onestà da fare e io mi aspetterei su questo, perché ho capito che su alcuni punti siamo in piacevole dialettica con l'onorevole Evi, però per esempio su questo, su un impulso, lei non può farlo dall'Europarlamento, noi cerchiamo di farlo da qui, su un impulso razionale a, diciamo, quantomeno a garantire la certezza del diritto tale per cui chi ha la casa sventrata perché ha i lavori in corso o le aziende che hanno dei crediti nel cassetto fiscale regolarmente acquisiti possano portare a termine i lavori, perché questo va anche nell'interesse dell'efficienza energetica. Noi non possiamo dire che il residenziale è una percentuale importante del consumo di energia e poi non adoperarci affinché queste misure, le misure come il superbonus, vanno avanti con tutto che sono un traino. E aggiungo e chiudo che è un errore mettere il superbonus in alternativa con i finanziamenti alle imprese produttive, come se le costruzioni non fossero produttive, perché le costruzioni attivano una filiera dei metalli, delle materie plastiche, di prodotti innovativi tecnologici nel campo della chimica. Bisogna saperle organizzare queste filiere e allora vedi che il moltiplicatore del superbonus aumenta. E questi sono i problemi che a noi preoccupano. Allora, è stato poi chiarissimo, ma devo dire adesso, che senatore Bagna, che anche questa parte finale del superbonus merita un approfondimento. Lo dobbiamo fare però dopo aver sentito Paolo Sottocorona, che spero ci porti notizie di temperature che restano così, perché ho capito che è piove governo ladro, diceva qualcuno. No, ho capito che invece all'orizzonte c'è di nuovo la grande afa. Ma buongiorno, grande afa.